Terza edizione di Fiera del Costruire, anche quest'anno abbiamo voluto dare con piacere il nostro patrocinio dell'Ordine degli Architetti, perché riteniamo che il settore dell'edilizia è stato e deve continuare a essere un settore trainante dell'economia del nostro territorio agrigentino, un territorio, come sempre noi diciamo, in questi anni martoriato sotto il profilo infrastrutturale, martoriato per la riqualificazione dei centri storici che ritardano a venire, e vedere che questa organizzazione ben portata avanti da GEA e con Giampaolo Baio fa rinascere quel senso di appartenenza ad un settore economico e sociale di grande rilevanza. Quindi l'Ordine degli Architetti ci sarà sempre in queste fiere, anche perché durante le giornate vengono organizzati dei seminari interessantissimi per i colleghi e per le imprese, e tutto ciò abbiamo una ricetta bellissima: formazione ed esposizione delle nostre imprese, un connubio che non può che fare bene. Noi siamo stati presenti alla terza edizione della Fiera per Costruire con un evento molto interessante. Abbiamo fatto un seminario che ha parlato di riqualificazione degli immobili, abbiamo fatto l'evento, dicevo, che parlava di ecobonus e sisma bonus, la possibilità quindi di riqualificare gli immobili utilizzando il credito d'imposta, con la possibilità di cedere il credito d'imposta. È stato un evento molto importante perché ha portato anche una case history. Noi abbiamo portato la testimonianza reale di un'impresa di Agrigento che ha messo in cantiere già il primo lavoro utilizzando questa piattaforma che abbiamo costruito noi insieme ai nostri partner, che sono Unifidi, Harley Dickinson, Enigas e Luce. Quindi penso che abbiamo fatto una cosa molto interessante per farla, più che altro per fare conoscere i benefici di questa normativa, che era inefficace perché difficilmente applicabile, e noi abbiamo dato la possibilità invece a tutti di utilizzarla. Questa è una manifestazione, che è la terza già che noi partecipiamo come Periti Agrari. Ormai l'edilizia non è altro che il volano per quanto riguarda l'economia del nostro territorio. L'edilizia, abbiamo visto che si è ormai avviata le materie prime, in agricoltura già ci sono diverse materie che l'edilizia si fa, dalla paglia alla costruzione, per quanto riguarda altri settori. Poi ovviamente come ordine noi abbiamo creato la rete delle professioni, e il nostro motto è: insieme si è più forti, uniti si va da tutte le parti.